Buonasera. Dal momento che le guerre hanno inizio nella mente degli uomini, è nella mente umana che bisogna iniziare a costruire la pace. Con queste parole del 1999 dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che ha dato un movimento culturale, associazione politica cittadina, vi vorrei dare il benvenuto a questo ciclo di tre incontri dal titolo Donne, Politica, Ambiente e Sostenibilità. Per questo primo incontro abbiamo il piacere di avere Selva, dottoressa in filosofia, ricercatrice in storia del pensiero politico contemporaneo e alla ricerca di un diverso immaginario e di strumenti per stare assieme in maniera differente. Ha scritto diversi testi e pubblicazioni e questa sera è qui per parlarci del suo libro La rivoluzione ecologica, il pensiero libertario di Murray Bookchin. Quando abbiamo organizzato questa serata mi è stato chiesto il perché dei suoi approfondimenti e studi su Bookchin. E il perché? Perché questo pensiero libertario ci dà degli strumenti ed è un pensiero che analizza e contribuisce ad un piano ecologico e un piano sociale. Per Murray Bookchin l'unica soluzione possibile al disastro ecologico è la trasformazione radicale della società in senso libertario e la fine della dominazione dell'uomo sull'uomo e il principio stesso della dominazione. Quindi la questione ecologica risulta inscindibile dalla questione sociale. Se non faremo l'impossibile, ci troveremo di fronte all'impensabile. Do la parola a Selva e la ringrazio per essere qui questa sera a nome del Chiamato Movimento. Grazie dell'invito innanzitutto, che siamo riuscite, che ci abbiamo messo diversi mesi, se non quasi un anno, a organizzare questo incontro tra Covid, lockdown, problemi miei personali. Mi dispiace infatti che non c'è Rosana, che è un po' la ideatrice di questo incontro, ma sono molto contenta di due che mi sostengono. Siamo le portavoci di Rosana. Che mi sostengono in questo momento. Grazie anche della presentazione, che è stata molto esauriente perché ha toccato già una serie di punti che poi cercherò un po' di approfondire stasera. Si sente innanzitutto che sì, bene, è la mia voce. Tutto parte da questo libro qui, che è nato come mia tesi di laurea e poi è diventato un libro, ha avuto più edizioni, questa è la prima che io ci sono affezionata, me la porto dietro, però poi insomma, è stata fatta una versione un po' più agile. Ed è il tentativo appunto di presentare il pensiero di questo autore che si chiama Murray Bookchin. È un autore, è morto già, ormai è morto nel 2006, per cui sono già qualche anno che è morto, statunitense, che non è molto conosciuto. In realtà nell'ultimo periodo è un po' più conosciuto perché il suo pensiero sta influenzando al di là di una serie di movimenti, ma quello lo faceva già anche in passato, ma ha influenzato fortemente l'esperienza del Kurdistan, l'esperienza del confederalismo democratico in Rojava e ha influenzato negli ultimi anni anche il pensiero di Öcalan, per cui per questo motivo molti lo stanno riscoprendo. In realtà è un pensiero che meriterebbe di essere riscoperto, io credo, che meritava di essere conosciuto quando è stato elaborato, ma che merita di essere conosciuto oggi. Infatti vi ringrazio di avere l'occasione di parlarne, perché ci fornisce, credo, una serie di strumenti che possono tornarci utili oggi in una situazione come quella attuale che penso concordiamo tutti e tutte nel vedere come una situazione piuttosto grigia, altro, per essere ancora ottimisti. Murray Bookchin appunto è uno statunitense, dicevo, è stato un filosofo politico, ma non si è occupato solo a livello intellettuale, ma è stato sempre anche un militante, è stato sempre anche un attivista nelle lotte sociali, nelle lotte ambientali, sindacali del suo tempo, perché era fortemente convinto che il pensiero senza l'azione contasse poco, insomma che ci fosse una responsabilità individuale, una responsabilità sociale
per cui comunque ci doveva essere anche poi un impegno pratico al di là della riflessione teorica. E questo è già un elemento secondo me interessante. E, accanto a questo ci terrei a dire che non era un accademico, negli ultimi anni è finito a insegnare in una serie di istituti, ha fondato anche un proprio istituto, un istituto per l'ecologia sociale nel Vermont, negli Stati Uniti, ma non era un accademico in senso stretto, in realtà è un autodidatta, per cui si è formato in qualche modo da solo nei suoi primi studi, era un operaio metalmeccanico e ha tutto quindi una biografia su cui adesso non mi dilungo perché non credo che sia il posto, insomma non sia il momento, però ecco, ha sempre accompagnato un lavoro manuale, un lavoro pratico a una riflessione intellettuale. E questo probabilmente gli ha fatto sì anche che avesse degli elementi per realtà concreti nella sua elaborazione. Ha scritto moltissimi libri, ne ha scritti quasi una trentina, oltre a un sacco di saggi, articoli, però ha pubblicato 27 libri che sono stati tradotti in 15 lingue, per cui insomma un pensiero che è girato molto. In italiano ce ne sono diversi, negli ultimi anni alcuni sono, due o tre sono stati ristampati, soprattutto per la casa editrice Leutera, il più importante è L'ecologia della libertà, che è un bel tomone, sono 400 pagine, ma che ci dà proprio un po' quello che è il suo pensiero integrale. Il mio testo è un tentativo in qualche modo di raccogliere quella che è stata tutta il suo pensiero lungo i decenni e di fornirne una sintesi, una presentazione, ecco, un modo per approcciare questo che è la sua teoria, per poi l'invito chiaramente sempre di andare a leggere poi quello che lui veramente scriveva, anche se in realtà è pieno di citazioni, però insomma leggersi un'opera completa è diverso. Maria Bookchin fondamentalmente viene ricordato come il teorico dell'ecologia sociale. Cosa si intende per ecologia sociale? Che è un po' quello che è stato detto nell'introduzione, ovvero a suo parere è impossibile scindere quella che è la questione ecologica, quelli che sono i problemi ambientali, da la questione sociale, quelli che sono i problemi di relazione all'interno degli esseri umani, del problema della società. Oggi è un discorso che un pochino è passato, io credo, questo, nel senso che vedo nei movimenti ecologisti oggi c'è spesso questa unione di interesse per il genere umano, per la situazione umana, insieme a un interesse ambientale. All'epoca era veramente innovativo e per certi versi lo è ancora oggi, io credo. Credo che tutti qua, tutte quante siamo consapevoli di quella che è la situazione ecologica attuale, del grave disastro che si sta compiendo in questi anni, in questi decenni direi. Bookchin è stato tra i precursori di questo movimento ecologista, è stato tra i primi a denunciare in qualche modo quelle che erano le conseguenze ad esempio degli additivi chimici nei cibi, piuttosto che dei raggi X, piuttosto che tutta una serie dello stress anche della vita urbana sulla salute umana. Ha iniziato a occuparsene negli anni 50, il suo primo testo è del 52, è il suo primo libro del 62, quindi insomma è stato sicuramente tra i primi, ma oltre ad essere interessante appunto per essere stato uno dei primi, dicevo, di occuparsi di questa cosa, è interessante poi la lettura che dà di questa situazione, perché non si limita a fare un'analisi solo degli effetti, non si limita a dire appunto quelle che sono le problematiche, ed è quello infatti che io non voglio fare oggi. Spesso si va a sentire sull'ecologia e si sente che sono dati importanti, ma innanzitutto io non sono una biologa, non è il mio campo, però magari si sente i dati sulla la fauna selvatica, quanta fauna selvatica è scomparsa, e sono dati impressionanti, perché leggevo il report del WWF che dagli anni 70 ad oggi il 60% della fauna selvatica è scomparsa, ed è un dato importante, come tutti i dati sui cambiamenti climatici.
Penso all'ultimo report del pannello intergovernativo sui cambiamenti climatici dell'ONU, che ci mette davanti all'evidenza della necessità di intervenire sul cambiamento climatico, dell'urgenza. Ma al di là di denunciare questo, quello che interessa a Bookchin, al pensiero dell'ecologia sociale, è capire quali possono essere le cause di questa situazione. È un tentativo di cercare quelle che possono essere le origini della crisi ecologica, un tentativo che vuole in qualche modo poi cercare di proporre delle risposte. Ovvero Bookchin si interroga su quelle che secondo lui sono le origini storiche e filosofiche della rottura dell'equilibrio degli esseri umani con la natura, perché dice: se comprendiamo quali sono le cause, allora possiamo intervenire realmente, perché sì, dobbiamo denunciare la situazione, ma dobbiamo trovare anche il modo di uscirne. Anche perché se non si trova il modo di uscirne, il rischio è o di cadere in un pessimismo catastrofico, per cui dire stiamo andando verso il baratro e nel baratro finiamo, e questo è chiaramente limitante, nel senso che diventa, allora si cade nella depressione, nell'inattivismo e non è una soluzione. Oppure c'è chi dice: sicuramente la causa di tutto ciò è l'essere umano in quanto tale, è un mostro l'essere umano, speriamo che si estingua. Ci sono ecologisti che arrivano a posizioni fortemente misantropiche, di odio verso il genere umano in blocco. Cosa che Bookchin rifiuta, innanzitutto perché è consapevole che fa parte anche lui del genere umano, nel senso siamo tutti appartenenti alla specie umana, e quindi augurarsi l'estinzione della propria specie è sicuramente quantomeno problematico. Allora, cosa pensa Bookchin? A suo parere, non solo a suo, ma lui insomma è il principale teorico di questa idea, chiamiamola, è il fatto che vi è una strettissima connessione tra la crisi ecologica e la crisi sociale. Una strettissima connessione dovuta al fatto che dipendono entrambe dalla stessa logica, dalla logica del dominio. Ovvero, per Bookchin tutte le società umane hanno sempre proiettato quelle che sono le loro strutture mentali, le loro modalità di rapportarsi anche tra di loro, tra individui, sulla natura. Per cui in una società come quella attuale, ma non è chiaramente solo quella attuale, ma è una società che si protrae da secoli, se non da millenni, quindi in una società di tipo gerarchico, come la nostra società di oggi, una società in cui vi è uno sfruttamento di un essere umano sull'altro, questa logica di sfruttare l'altro, di sfruttare l'altro essere umano, si proietta anche sulla natura, per cui anche la natura viene vista come un mezzo, come una cosa da sfruttare, una risorsa da utilizzare. Ecco, questo qui chiaramente provoca una rottura di quello che potrebbe essere invece un equilibrio più armonico tra gli esseri umani e degli esseri umani con le altre specie e con il mondo vegetale, con tutto l'ecosistema, che dovrebbe essere concepito non come uno strumento, non come un mezzo a nostra disposizione. Questo qui chiaramente comporta tutta una serie di cambiamenti, dei cambiamenti di paradigma, dei cambiamenti mentali, il fatto di non porsi più al centro della natura come l'essere umano, come era per Vitruvio, penso, no? L'uomo al centro e tutto che gira intorno a lui, al suo servizio, ma significa prendere atto che siamo all'interno di un cerchio, di una rete, di un'interdipendenza tra tutti gli esseri viventi, e quindi la necessità di rapportarsi in modo diverso sia tra di noi sia con tutte le altre forme di vita. Questo è un po' in sintesi quello che è il nucleo, direi, fondamentale dell'ecologia sociale. Il motivo per cui si parla appunto di ecologia sociale è proprio la necessità di immaginare una società diversa
Bookchin fa tutto uno studio molto approfondito, prendendo tutta una serie di analisi di antropologi piuttosto che di storici, in cui evidenzia come in realtà la società umana ha sempre avuto più possibilità. La società in cui viviamo oggi non è l'unica società possibile. E questo si è un po' perso, io credo, negli ultimi anni. Adesso qua l'età media più o meno non siamo giovanissimi, nessuno, ma io credo che si è persa un po' l'idea che si possa avere una società diversa, ovvero che in qualche modo sì, vi è una logica di dominio, ma vi è sempre, parla Bookchin, di un retaggio della libertà, sempre sotterranea, che scorre comunque un altro modo di potersi relazionare, un altro modo di poter costruire una società umana diversa, e quello in cui siamo non è l'unico possibile. È stato chiaramente accusato di utopismo, Bookchin, di essere un sognatore in questo senso, e c'è questa frase emblematica che è stata ripresa anche, ho visto, nella presentazione della serata di stasera, che lui ha scritto, che credo molto rappresentativa, in cui appunto Bookchin sostiene che se non faremo l'impossibile, cioè creare appunto una società di tipo diverso, cercare di impostare le relazioni in modo diverso, se non faremo questo impossibile ci troveremo di fronte l'impensabile. Ovvero l'urgenza in qualche modo di intervenire, un'urgenza che io credo, in cui credo fortemente, sia per una questione ecologica ambientale, ma anche per una questione sociale, e credo che tutti quanti noi nell'ultimo mese abbiamo siamo confrontati, no? Anche umanamente, davanti a una situazione di crisi enorme per tutta la comunità umana. E quindi la via di uscita, insomma, da trovare in un immaginario altro, forse è una possibilità che dovremmo prendere in considerazione. Per entrare un po' in quelle che sono poi le proposte, in realtà, perché Bookchin fa anche una serie di proposte anche più concrete su come immaginare, ma anche come creare questa società diversa.